Sommella, adesso è il momento della rassegna stampa internazionale, oggi è curata da Francesco De Leo che abbiamo in collegamento in diretta. Francesco, buongiorno. Sì, grazie Sonia, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori in questo spazio. Oggi 26 maggio, prima di Stampa e Regime, la rassegna stampa dei quotidiani italiani, oggi in edicola di Massimo Bordin, curioseremo un po' sui media internazionali per raccontarvi come affrontano e analizzano l'attualità. Lo facciamo con Gian Piero Gramaglia, che è capo della comunicazione dello IAI, l'Istituto Affari Internazionali, che è in collegamento con noi da Parigi. Buona giornata Gian Piero e grazie di esserci. Grazie Francesco e buona giornata agli ascoltatori. Allora, questi gli argomenti di rilievo al momento: l'apertura del G7 a Taormina, il vertice NATO di ieri a Bruxelles, le indagini nel Regno Unito sulla strage, sull'attentato di Manchester, con annesse polemiche britanniche contro i servizi statunitensi, anche se su questo, come vedremo, c'è un'importante novità annunciata dall'Huffington Post. Ancora il giorno dopo l'attentato in Grecia all'ex premier Lucas Papademos, al momento non ancora rivendicato, ma c'è una notizia giunta nella notte italiana, Gian Piero, che riguarda l'inquilino della Casa Bianca, atterrato ieri sera all'aeroporto di Sigonella in Sicilia, per raggiungere poi in auto Taormina per il G7. Credo venga dal Washington Post. Sì, Washington Post per primo e NBC News fra le televisioni, ma poi si è ovviamente diffusa a macchia d'olio su tutta la stampa e tutti i media statunitensi e poi mondiali. La notizia è che Jared Kushner, il genero del presidente Donald Trump, il marito della figlia Ivanka, consigliere per il Medio Oriente, è coinvolto nel Russia Gate, cioè nell'indagine che riguarda le collusioni o almeno i contatti tra esponenti della squadra di Trump durante la campagna elettorale e emissari del Cremlino o interlocutori russi. Già l'indagine, l'inchiesta che è condotta sia dal Congresso che dall'FBI e adesso da un procuratore speciale ha toccato figure molto vicine a Trump, come il suo ex direttore della campagna elettorale Paul Manafort e addirittura il suo ex consigliere per la sicurezza nazionale, poi costretto a dimettersi proprio da questa vicenda, il generale Michael Flynn. Ma senz'altro il coinvolgimento di Kushner è quello che più sfiora il presidente. Kushner l'abbiamo visto in questa missione internazionale, in particolare in Medio Oriente, sempre a contatto col presidente, ma anche a Roma, nell'incontro ad esempio con il presidente del Consiglio italiano Paolo Gentiloni. Kushner era seduto immediatamente alla sinistra del presidente, quindi un ruolo di primo piano, anche un po' discusso per questa sua presenza, la sua e quella di Ivanka nello studio ovale, spesso quando non ci si sarebbe aspettati che ci fossero, e adesso il coinvolgimento. C'è chi suggerisce che addirittura Kushner debba lasciare la missione internazionale, rientrare a Washington per rispondere all'FBI, che ritiene che lui possieda informazioni rilevanti in questa vicenda, ma oggi è venerdì, è possibile che il rientro di Kushner avvenga alla fine del G7 e che gli investigatori americani lo sentano al termine di questa missione internazionale. Allora, è tutto pronto mentre parliamo a Taormina, blindata come mai in passato per questi 2 giorni di vertice del G7 che vede riuniti nella nota località siciliana i leader di 7 delle maggiori economie mondiali. Allora, tutti d'accordo, pronti a scendere in campo sulla lotta al terrorismo che a pochi giorni dalla strage di Manchester irrompe sul tavolo tra le priorità, lontani un po' sul clima, i 7 grandi, che rischia di essere un po' il nodo più spinoso del summit. Cosa dicono i media? Guarda, i media, io ho dato una scorsa a media di tutti i paesi partecipanti e direi che confermano una indicazione che avevamo già dato agli ascoltatori di Radio Radicale, cioè che
Questo vertice è importante per chi lo ospita, perché è un grande spettacolo ed è un grande momento di coinvolgimento del Paese nelle vicende mondiali, però in realtà sui media di tutto il mondo il vertice di per sé ha pochissimo spazio. Le indagini su Manchester sono spesso l'apertura dei quotidiani, lo vedremo poi fra un istante, le vicende locali, Le Monde per esempio, giornale francese, dedica ovviamente molto spazio alle indagini su Manchester, dedica spazio all'incontro di ieri tra il presidente Macron, Emmanuel Macron, e il presidente Trump, primo incontro, una colazione di lavoro a Bruxelles prima del vertice della NATO. A proposito, su questo la stampa canadese chiosa, che è stata la più lunga stretta di mano nella storia diplomatica fra i due, quasi eccessivamente lunga da parte di Macron, che ha costretto Trump a una sorta di braccio di ferro della stretta di mano, e su Taormina si limita Le Monde a un pezzo di colore, la città siciliana di Taormina sotto alta sorveglianza per il vertice del G7, quindi non entrando ancora, almeno nella home page del quotidiano francese, nell'analisi dei temi. Invece molta attenzione per Taormina, ma è l'unico, l'abbiamo sul quotidiano giapponese Yomiuri Shimbun, che dedica l'apertura della sua pagina internazionale all'arrivo del premier giapponese Abe con la signora a Taormina, e sottolinea, ma è un aspetto regionale, come Abe solleciterà il G7 a una linea dura nei confronti della Corea del Nord. Su questo dovrebbe essere in sintonia con il presidente Trump. Se vuoi diamo un'occhiata anche ad altre testate. Sì, io guarderei un po' questo vertice NATO, no, di cui parlavi, che si è tenuto a Bruxelles ieri, che passerà insomma un po' alla storia per un motivo, questo annuncio della discesa in campo dell'Alleanza Atlantica contro il sedicente Stato Islamico, anche se nella memoria un po' dei partecipanti resterà impresso anche l'atteggiamento non proprio, diciamo, british di Trump, che chiede che gli altri paesi contribuiscano di più economicamente alle spese dell'Alleanza Atlantica, e lo fa insomma senza mezzi termini. Stoltenberg, il segretario, lo ha rassicurato, il segretario generale della NATO, ha detto in primis tutti i paesi chiariranno come investiranno questo 2% nella difesa, in un secondo luogo faranno poi sapere come investire ulteriori finanziamenti nelle regioni in cui servono. Terzo, dice Stoltenberg, si chiarirà come gli alleati intendono poi contribuire alle missioni e ad altri vari impegni della NATO. Cosa troviamo su questo, sulla stampa? Guarda, su alcuni quotidiani, in particolare il New York Times da una parte e la stampa britannica, il Times di Londra dall'altra, c'è spazio per questo evento, per questo appuntamento. I temi che tu hai evocato, anche da parte sia della stampa europea che della stampa americana, il fatto che Donald Trump non abbia ripetuto, ribadito, confermato l'attenzione americana per il rispetto dell'articolo 5 del Trattato dell'Atlantico del Nord, che è quello che prevede l'intervento di mutuo soccorso in caso di attacco a uno dei paesi dell'alleanza. È uno degli articoli messi in discussione durante la campagna elettorale di Trump, quando Trump diceva che la NATO è obsoleta, poi non l'ha più detto recentemente, ha detto che invece può essere utile nella lotta contro il terrorismo. Ci si aspettava che la marcia indietro nei confronti della NATO venisse completata, confermata qui a Bruxelles ieri con un richiamo all'articolo 5, non c'è stato. Però bisogna anche dire che in generale non è che i presidenti degli Stati Uniti ogni volta dicessero
c'è l'articolo 5. Nel caso di Trump era stato messo in discussione, ma ieri non l'ha né messo in discussione né confermato. Un aspetto invece in quella serie, tu dicevi, di diplomazia un po' brusca di Trump, un aspetto che riceve molta attenzione e una curiosità, però ce l'hanno tutti nei loro video, e l'atteggiamento un po' brusco di Trump al momento della foto ricordo del vertice della NATO, dove per arrivare in prima fila, dove stava il suo posto accanto al segretario generale Stoltenberg, ha spostato via un po' bruscamente il premier del Montenegro, che ha fatto buon viso a cattivo gioco, ma è stato percepibile il momento di imbarazzo. Senz'altro il premier del Montenegro avrebbe lasciato passare Trump senza essere spintonato dal presidente americano. Non ci sono, invece c'è molto spazio su tutti i giornali, ma in particolare ovviamente su quelli britannici e su quelli americani ancora, alla polemica tra Gran Bretagna e Stati Uniti, quindi tra la signora May e Donald Trump ieri, sulla fuga di notizie relative alle indagini di Manchester, che ha dato l'opportunità a Trump per l'ennesima volta di criticare la sua intelligence, che insieme alla stampa la sua più pericolosa nemica interna in questo momento. Anche se c'è questa novità, no? Citata questa mattina all'Huffington Post, dove c'è insomma la dichiarazione di Mark Rowley, che è il numero due di Scotland Yard, che è responsabile dell'Unità Nazionale Antiterrorismo, che dice che le autorità britanniche hanno comunque ripreso a condividere le informazioni con gli Stati Uniti sull'attacco terroristico di Manchester. Però ieri insomma era stato un giorno caratterizzato dall'ira funesta di May, no? Su Trump, alla premier britannica presente al vertice NATO di Bruxelles. Non è andata giù insomma in qualche maniera la ripetuta fuga di notizie inerenti all'indagine di Manchester, girate dai servizi americani e media, dagli stessi sono stati preventivamente diffusi nell'ordine, prima il nome dell'attentatore, poi le immagini, poi le foto della bomba esplosa al concerto di Ariana Grande, insomma, quindi grande querelle. Cosa si dice su questo? Guarda, tutti i giornali, ho citato prima il Times di Londra e il New York Times, ma la troviamo anche sulla Bild, che la Bild tedesca, che praticamente nella homepage non ha nulla di politica internazionale, tranne appunto le indagini su Abedi, sulla strage di Manchester e le polemiche che accompagnano questa strage. Tutti affrontano questo argomento. Le fughe di notizie sono diventate uno degli anelli deboli dell'amministrazione Trump, le fa l'intelligence a danno di Trump o per tagliargli qualche volta l'erba sotto i piedi, le fa in modo inopinato lo stesso Presidente degli Stati Uniti, perché la madre di tutte le fughe resta in questa fase dell'amministrazione quello che il Presidente stesso ha deciso di dire ai russi sulle capacità israeliane di intercettare informazioni provenienti dal mondo arabo, facendo irritare in primo luogo gli israeliani, che sono forse i principali interlocutori di intelligence, senz'altro i principali nel Medio Oriente, degli Stati Uniti, e costringendo inducendo Putin a farsi suo avvocato di ufficio. Ora un presidente degli Stati Uniti difeso d'ufficio da un presidente russo sulla questione delle fughe dell'intelligence non si era mai visto nella politica internazionale. Quindi le fughe di notizie sono un vulnus per l'amministrazione Trump. Ieri hanno dato l'opportunità, la vicenda ha dato l'opportunità a Trump di attaccare media e intelligence. Oggi poi sembra tutto relativamente ricomposto, ma è chiaro che i servizi di intelligence continueranno a collaborare fra di loro quando lo ritengono utile.
un punto dolente che riguarda in particolare gli europei e le loro strutture di comunicazione interna e che non collaborano abbastanza, lo facessero in modo preventivo, alcune delle stragi, alcuni degli attentati di cui l'Europa è stata vittima negli ultimi 2 anni forse avrebbero potuto essere evitati. E questo lo diciamo, ahimè, all'indomani di ogni attentato. Intanto Trump ha detto non c'è relazione per noi più importante della relazione speciale tra Stati Uniti e Regno Unito, andremo fino in fondo per trovare i responsabili di queste fughe di notizie. Giampiero, invece, proseguono le indagini sull'attentato alla Manchester Arena. 22 persone hanno perso la vita mentre uscivano, lo ricordiamo, dal concerto di Ariana Grande. Si indaga su questa rete del kamikaze, 8 sospettati rimangono agli arresti, sono tutti uomini, una donna arrestata poco dopo l'attentato è stata rilasciata poche ore dopo. Il capo della polizia di Manchester, Hopkins, ha detto: voglio comunicarvi che gli arresti che abbiamo compiuto sono significativi e che durante le perquisizioni iniziali abbiamo trovato degli oggetti altrettanto significativi per l'inchiesta. Hai qualche novità in merito, qualcosa sui giornali? Novità rispetto alle notizie già date dalle agenzie che tu hai visto e sintetizzato, novità grosse non ce ne sono. È chiaro che l'indagine si sviluppa in su due fronti. Uno è il fronte Manchester, con i contatti che Abedi aveva a Manchester con complici o simpatizzanti o persone che possono aver collaborato con lui all'attentato, e l'altra è la rete, chiamiamola familiare, libica. Anche in Libia ci sono stati arresti, un fratello sono stati coinvolti nelle indagini, quindi abbiamo due possibili nuclei di collaboratori per quanto avvenuto a Manchester. Però quello che sta emergendo a Manchester con forza lo troviamo sui giornali britannici, ma lo troviamo un po' dappertutto, perché, ripeto, Manchester resta praticamente l'apertura, tranne il giornale giapponese, di tutti i giornali, anche del Toronto Star, il giornale canadese, che non cita Taormina e la presenza di Trudeau, ma si concentra su questo fatto. Quello che emerge è che la comunità musulmana di Manchester e anche la comunità in cui viveva Abedi avevano segnalato, non una sola volta, più volte i comportamenti di Abedi alle autorità, ma questo non è bastato a intercettare, a fermare il terrorista prima che compisse il suo tragico atto. 7:27 all'ascolto di Radio Radicale, siamo in diretta con Giampiero Gramaglia per commentare quanto i media internazionali dicono oggi su l'attualità internazionale. In modo particolare abbiamo aperto ovviamente sul G7 che tra qualche ora aprirà a Taormina. Allora, ieri attentato terroristico ad Atene, Giampiero, l'ultima notizia: un pacco bomba è esploso tra le mani dell'ex premier Lucas Papademos mentre si trovava in macchina insieme all'autista e a un agente di scorta. Ha 69 anni, è rimasto ferito al petto, alle gambe, alle braccia. Le sue condizioni, ancorché serie, però non hanno fatto temere subito per la sua vita, anche se ha trascorso la notte per precauzione in terapia intensiva in ospedale. 18:45 locali di ieri è avvenuto questo scoppio. Al momento nessuna rivendicazione. Cosa dicono i giornali? Guarda, i giornali, almeno quelli internazionali che ho scorso io, danno la notizia, ovviamente i giornali greci e diverso la danno con molto rilievo, danno la notizia, non quelli internazionali con particolare rilievo, anche perché in Grecia, come tu ben sai, c'è una tradizione di plichi bomba, pacchi bomba, in genere attribuiti agli anarchici greci, e in genere fanno relativamente pochi danni. Il fatto che in questo caso il plico sia stato aperto in un ambiente chiuso, perché mi pare che Papademos fosse in auto, sì, quando esatto, è successo, può aver amplificato la portata dei danni quando vengono aperti
in ambienti aperti, un ufficio, in genere l'ufficio, i danni sono stati finora relativamente modesti. Quindi non c'è rivendicazione, ma l'ipotesi va a quella teoria di micro attentati con lettere bomba o pacchi esplosivi che gli anarchici greci hanno compiuto in passato. Grazie a Gian Piero Gramaglia, buon proseguimento di giornata, e capo grazie della comunicazione dello IAI. Buona giornata agli ascoltatori. Linea a Sonia Martina, grazie.